Non parliamo di bellezza sempre, perché qui non è, il problema non è la bellezza, il problema è di un tessuto molto complesso, stratificato, storico, che è interessantissimo dal punto di vista culturale e che è, diciamo, la radice e l'origine di Vimercate e determina anche i caratteri di Vimercate. Possiamo dire che questa facciata è un complesso molto articolato, perché noi abbiamo il campanile del XII secolo, abbiamo il portale del Cinquecento, abbiamo queste straordinarie statue trecentesche che sono oggi in copia qui, perché giustamente voi le potete andare a vedere al MUST, dove sono visibili da vicino, e se prendete questo volume di sulla Vimercate medievale, che tra l'altro è uno dei prodotti della illuminata politica culturale del centro-sinistra di Vimercate, ecco, voi potete trovare nel saggio che descrive quelle statue una precisione, un'accuratezza, una ricchezza di analisi che ve le fa capire, qualunque sia la vostra preparazione, anche se siete lontanissimi dalla dimensione artistica, ve le fa capire, ve le fa apprezzare. E il bello però di questi edifici è che sono complessi, ad esempio. Abbiamo detto 500, 300, XII secolo, ancora 300 e 400 per la parte della canonica. Un sistema complesso. Noi non possiamo abbatterne una parte perché ci sembra che non sia bella, o perché non ci piace, o perché è storicamente meno importante dell'altra. Però, allora, questo discorso che vale per la Chiesa, vale per tutto quello che la circonda, perché i monumenti isolati, in mezzo a un contesto che non li accompagna, non hanno più senso. E Vimercate è rimasta gradevole, bella, funzionante, perché il suo centro storico ha ancora queste caratteristiche, che sono poi le caratteristiche che aveva nel Medioevo, che sono caratteristiche umane, ricche, interessanti, con spazi in cui ci si può confrontare facilmente con il nostro prossimo. Come dire, fare un investimento su queste cose, oppure se invece si trova il modo di conservare anche il tipo di fruizione, di funzione che hanno, cioè di un'abitazione o di una funzione commerciale di livello piccolo, intermedio, basso, no? Che è poi quella che dà vita al centro storico, perché se noi conserviamo nel centro storico, questo spero che sia possibile, io auspico, no? E vedo che quindi comunque c'è un'attenzione. Se noi conserviamo la residenza del centro storico e non la sostituiamo con uffici e con attività commerciali di grandi dimensioni, conserviamo una vitalità del centro storico che è una ricchezza, perché il centro storico rimane interessante. Se questo era, diciamo, il tracciato romano, capite l'importanza, insomma, no? Di un tracciato romano che ha ancora le sue caratteristiche, perché se noi andiamo giù, poi giriamo e troviamo di nuovo una serie di sovrapposizioni. Ha modificato questa parte terminale della proprietà, no? Però anche qui i documenti storici hanno anche delle epoche diverse e sono interessanti, però vedete che il sedime, cioè l'allineamento non è perfetto, non è tirato, è bello, bisogna cominciare a rovesciare, no? La percezione che si ha, non è bello quello che è perfettamente in bolla, diciamo con pietre che hanno, no? Lo vedete, proprio gli elementi hanno scolpiti, no, gli elementi decorativi che poi sono ripresi in alto nella piazza straordinaria come forma per la presenza dell'abside della chiesa. Anche qui la chiesa è un oggetto di importanza, diciamo, sapete tutti, la chiesa è del X secolo, è una delle prime chiese romaniche di Lombardia, che poi ha tutta una serie di fasi costruttive diverse, fino al 3-400, quando viene addirittura, come dire, usata probabilmente nell'incastellamento, che poi viene
abbandonato e distrutto e che diventa poi Piazza Castellana, per cui tutti gli edifici intorno sono edifici di grande importanza storica e che non è ancora stato possibile probabilmente studiare in modo approfondito e che, come dire, su cui bisogna riversare una grandissima attenzione perché non abbiano ad esempio la sorte che è accaduta al convento di San Lorenzo, là dietro. La stessa forma di questa piazza indica che potrebbe essere un polmone utile a rivitalizzare il centro, perché il centro, diciamo, su questo crinale dell'abbandono, dell'utilizzo non opportuno o difforme, oppure su un utilizzo positivo e utile, ma utile vuol dire non utile al proprietario che vuole fare l'investimento, utile all'abitante che può trovare un'abitazione anche a prezzo, diciamo, ridotto. Perché poi avevate il ponte di Mercate e poi avevate il ponte di Olginate per andare oltre l'Adda. Quindi questa era la strada romana e di Mercate aveva una funzione fondamentale perché era, come dire, la postazione leggermente arretrata rispetto alla prima grande barriera dell'Adda, diciamo. Però il ponte faceva parte di un sistema murato, no? Che poi viene abbattuto in epoca spagnola, proprio perché si cercava di evitare che ci fossero delle piazze forti non esattamente controllabili, che ci potessero essere delle enclave di resistenza in qualche modo. Non è soltanto da pensare la conservazione come, diciamo, un dovere o un diritto, un piacere del proprietario, ma è tutta la collettività che deve rendersi conto, no? Dell'importanza di questi caratteri che poi sono quelli che si ricordano di una città. Vedete una rappresentazione di Mercate antica in cui si nota, no? La porta de Burgo, che era la porta sud, si nota il Santo Stefano con il suo campanile altissimo, che è un po' il segno della città più rilevante. Scelta politica è quella di aiutare le attività commerciali del centro, cioè se si apre l'Esse Lunga fuori nuova, i proventi, come dire, urbanistici vanno investiti esattamente per rinforzare le attività commerciali del centro, naturalmente in cambio di quella necessaria manutenzione del paese che è in capo ai commercianti. Il commerciante deve avere la possibilità di mettere in ordine con attenzione la sua facciata, nello stesso tempo venendo sgravato degli oneri fiscali. E di fronte c'è un altrettanto interessante edificio con caratteristiche più di livello meno alto, forse addirittura di cascina rurale originariamente, che, diciamo, purtroppo anche qui negli anni 60 presumibilmente è stato pesantemente modificato nella parte esterna, facendo perdere la percezione della continuità, insomma, no? Ripeto, le cose non vanno sicuramente male, però un'attenzione sempre maggiore è sicuramente fondamentale. Per esempio, per la chiesa di Ruginello, ad esempio, no? Che ha sempre questi straordinari affreschi, straordinari nella loro dimensione storica, naturalmente, che però sono sempre a rischio, insomma, no? Quindi aspettiamo finalmente che si trovi il modo di restaurarli.
Quello era il granaio, presumibilmente. Che adesso è un museo, no? Delle attività storiche. Che adesso è un museo delle attività storiche, quello è l'utilizzo più corretto. Ecco, vedere questi spazi ci ricorda tra l'altro l'altro enorme problema, che è quello del tentativo, della necessità forse storica, poi quando ce ne sarà consapevolezza sarà sempre troppo tardi, di salvare le grandi cascine. Le grandi cascine sono a rischio, bisogna trovare delle soluzioni funzionali per riuscire a recuperarle. È un tipico esempio di come appunto l'intervento pubblico consente di trovare delle soluzioni e guardate la qualità, no, che hanno gli scorci, anche diciamo ristrutturati nel modo più semplice possibile, no? Ma l'arcata a cui corrisponde l'arcata, i portici, il ponte, come vedete, ha proprio le caratteristiche nei piloni, nelle basi, le caratteristiche dei ponti romani, persino con il cornice di scarico al centro di questo pilone. Naturalmente voi dovete immaginare che la portata del fiume fosse molto più ingente storicamente, perché poi sono stati derivati moltissimi corsi, rogge. Che appunto poi nel 300 diventa una vera e propria fortificazione. Voi ora vedete, ci sono i resti delle mura che dovevano essere molto alte, che arrivavano all'altezza del penultimo risalto, no? Che sono state tagliate, ma che completavano una fortificazione che aveva poi avuto nel 300, perché quella, la porta esterna è tutta trecentesca, aveva avuto il completamento con una porta esterna che rendeva sicuramente